Eccomi qua, sto aspettando che imbarchino il volo per Miami. Vorrei fare una parentesi meteo, visto che mi avete scritto in 200 che quest'estate volete venire a Miami, siete tutti allarmati per il meteo. Ora vi do una notizia che dal 30 di aprile al 30 novembre è la stagione delle piogge. Questo non vuol dire che piova sempre, questo non vuol dire che arrivi un uragano, però è imprevedibile. Quindi così come è imprevedibile, voglio dire, potete anche venire lontano dalla stagione delle piogge e magari state lì solo 3 giorni e quei 3 giorni piove, quindi è veramente una cosa che non potete basare la scelta di andare in vacanza in un posto su questo, perché non si può sapere. Devo dire che io d'estate sto a Miami senza problemi, sì, fa veramente caldo, quindi è importante avere un albergo che abbia la piscina, perché può succedere che faccia così caldo che se non state a mollo in piscina tutto il giorno, schiattate. Perché dico piscina? Perché potrebbe essere che l'oceano è così caldo che ci sono le alghe, ma anche questa è una cosa che magari succede, magari no. Io un anno, tipo 12, no, 13 anni fa, quando ancora non vivevo a Miami, sono andata a Miami in vacanza ad agosto ed è stato un mese fantastico, dove sì, è vero che pioveva ogni tanto, però magari pioveva 10 minuti e poi usciva un sole pazzesco. Quindi non potete dire ah, non vado a Miami d'estate perché piove, perché magari non piove, magari ci venite, che ne so, adesso, questi 2 giorni che sono stata a Roma, ha piovuto per 2 giorni di fila e non siamo neanche nella stagione delle piogge. Quindi è veramente imprevedibile. Miami è sempre bella secondo me, quindi va solo un po' a fortuna.